Ben ritrovati amici rossoneri qui su Milanello, la casa del Milan su YouTube. Vi ricordo come sempre di iscrivervi qui, attivate la campanella per non perdere nulla sul mondo del Milan e lasciate un like di pronta guarigione perché purtroppo ce n'è un'altra, purtroppo ce n'è un'altra. Intanto al termine di questo video vi rimando a quello di questa mattina in cui parliamo molto di mercato nel consueto appuntamento con Milanello Risponde, rispondo alle vostre domande. Messias, in tanti nei giorni scorsi mi avete segnalato che lui non era presente mai nelle foto di allenamento della squadra su Instagram, durante l'allenamento, durante la partitella. Però era mamma mia, da quello che ci dicevano, un banale affaticamento, nulla di grave. Si è sottoposto però degli esami e gli esami hanno evidenziato una lesione del retto femorale, quindi brutta, brutta, brutta notizia. Messias che abbiamo appena sfiorato e secondo me era entrato bene appunto nella gara vinta contro l'Atalanta, si fa male, è anche un infortunio serio. Tra 10 giorni verrà fatto un nuovo consulto, in ogni caso i tempi sono intorno al mesetto e potrebbe dunque rientrare dopo la prossima sosta. È una brutta notizia per lui perché appunto si era affacciato al campo, al mondo Milan, c'era tanta curiosità. Minimamente soddisfatta da quella presenza appunto in corso contro l'Atalanta ed è una brutta notizia anche per il Milan perché comunque è un giocatore sul quale il Milan punta molto. Qualche giorno fa in un'intervista al giornale Pioli ha detto vi stupirà, vedrete uno che può giocare in due ruoli, cioè esterno di destra e anche come trequartista. È una brutta notizia perché manca l'alternativa a Brahim Diaz che fortunatamente non è stato impegnato in nazionale. Però lui era la prima alternativa vera, qualitativa, senza di lui, intanto sì, ho gli occhiali perché mi appunto una zanzara qua, purtroppo è l'occhio gonfio, interista la zanzara, scherzi a parte, proviamo un po' a sdrammatizzare, dicevamo dunque che adesso ci sarà Maldini come alternativa, in attesa che rientri Krunic che fortunatamente sta meglio. Però è un gran peccato. L'inizio è stato molto sfortunato. Lui ha avuto un mese di ricondizionamento perché era arrivato sostanzialmente senza preparazione e anche con qualche problemino. E ora si fa male subito. Non è un buon inizio, un inizio obiettivamente sfortunato. Peccato perché adesso poi, dopo la sosta, si continuerà a giocare ogni 3 giorni. C'è la Champions e un Messias in più sarebbe servito anche per far rifiatare, ripeto, e Salemakers e appunto lo stesso Diaz in assenza oltretutto di Florenzi. L'alternativa a questo punto, ragionando insieme a voce alta come ci piace fare a Florenzi, a Salemaker sulla destra è Castillejo, che quindi deve tornare nelle tornazioni, deve rientrare nelle tornazioni e quindi per forza di cose servirà anche lui con Salemakers che tra l'altro ha giocato pure ieri con la sua nazionale contro l'Italia. Non ci voleva un peccato, ripeto, poi avrà tutto il tempo per mettersi in mostra, però questo poteva essere il tempo buono, serviva un giocatore come lui che ha qualità, che punta all'uomo, lo salta, è pericoloso, l'abbiamo visto anche con l'Atalanta, dove secondo me aveva fatto una buona partita. Quindi Milan, buone notizie o brutte notizie, nella buona o nella cattiva sorte, in questo caso cattiva sorte, facciamo un grande in bocca al lupo a Messias che abbiamo tanta voglia di rivedere presto in campo, tra 10 giorni ripeto farà un consulto ma un mesetto sta fuori e magari torna dopo la prossima sosta di novembre. Non ci voleva, deve stringere i denti Brahim, bisogna puntare su Maldini e su Krunic che comunque a breve dovrebbe tornare, sta meglio lui, sta meglio pure Bakayoko, sta bene Giroud che ieri ha segnato anche con la sua nazionale con la sua scusate, squadra contro la Primavera e potrebbe partire dall'inizio. Ha recuperato energie anche Rebic. E poi c'è il punto di domanda Ibra che quando è stato fuori ci avevano detto è per precauzione, ne ha saltate diverse di partite. Ora è fuori dal gruppo. Domani dovrebbe fare un test. Se va bene il test, poi lui dovrebbe entrare in gruppo mercoledì. Fare mercoledì, giovedì, venerdì rifiniture e sabato panchina. Dovrebbe, questa è la speranza, altrimenti potrebbe andare in panchina contro il Porto. Vediamo bene che obiettivamente Ibra quest'anno è un grande punto di domanda, quando c'è bene, altrimenti sai che non puoi fare troppo affidamento sulle condizioni fisiche atletiche di questo giocatore che ha appena fatto 40 anni. Però ecco,
Bisogna andare oltre le difficoltà. Capisco che molti poi ora scriverete sulle condizioni fisiche, sui tanti infortuni che ci sono al Milan. Vero, è vero, anche questo è un altro infortunio muscolare che si infila nella serie. Poi può capitare, però insomma ne stanno capitando purtroppo troppi. L'altra buona notizia è che Calabria comunque sta bene, quindi dovrebbe essere a disposizione per la gara di sabato contro il Verona, o magari non essere rischiato, potrebbe giocare Kalulu per avere poi Calabria contro il Porto nelle due partite di Champions che il Milan deve vincere per forza per passare il turno. Discorso mercato si lega a Messias, perché se Messias per un altro mese non lo verifichi, non puoi verificarlo e arrivi poi a metà novembre, fine novembre, il mercato di gennaio ormai alle porte, e a quel punto è consigliabile andare a prendere effettivamente un giocatore che potrebbe essere quel Favre che di tre quarti se ne intende molto, o anticipare da lì che può fare il centrocampista, all'occorrenza anche il trequartista, con il nostro Messias che poi si specializzerà sulla destra. E Mina vorrebbe far partire Castillejo, potrebbe andare a fare che esperienza Maldini. Intanto speriamo che anche Krunic possa tornare ai livelli ottimi di inizio stagione, però la coperta è un po' cortina in certi reparti e il trequartista secondo me va preso. Ieri vi abbiamo parlato di Favre, giocatore molto interessante che sta facendo molto bene quest'anno con il Brest, a suon di gol e anche di assist. Sta facendo molto bene anche Adli, ve ne ho parlato ieri in un video. Questa dunque la situazione, un po' di amaro in bocca in questo inizio di settimana che poteva essere molto più positivo. Proiezione Milan che torna in campo, però dai, non bisogna demordere, di fatto siamo lì in classifica senza avere praticamente mai avuto a disposizione Messias. E speriamo appunto che tra 10 giorni gli ulteriori esami possano andare bene. Questa mattina, ripeto, vi ho dato il buongiorno con Milanello Risponde, vi rimando a quel video. Più tardi andremo a parlare anche di un derby di mercato che si profila all'orizzonte già a gennaio per quanto riguarda un profilo che è interessante, ma a me non convince appieno. Colgo l'occasione per dirvi che oggi non faccio la diretta consueta del dopo pranzo 13:30, la faremo però domani alle 13:30 con interazione con voi e possibilità appunto poi di conquistarsi anche la diretta del primo lunedì di novembre. Lunedì scorso ho partecipato Tropiale, nostro iscritto al canale. Dunque iscrivetevi anche voi qui, mi raccomando, attivate la campanella, fate iscrivere i vostri amici se vi va, lasciate un bel like, ogni like è una pronta guarigione per il nostro Messias. Peccato, 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 però insomma capita, capita, dovrebbe capitare un po' meno. Un abbraccio, il video di questa mattina, ciao!